Video recensione a cazzo di cane di Hungry Hearts, che era in concorso alla mostra di Venezia, ha vinto due premi. I premi per l'attore e per l'attrice Adam Driver, Alvaro Wacker, diretto da Saverio Costanzo. Io ve lo dico, è proprio molto bello. È proprio bello! È proprio che molto che bello! E se non vi piace, non ce ne frega niente. Perché è bello secondo te? È bello perché tocca le giuste corde emotive dello spettatore. C'è tensione tra i due attori, tra i due protagonisti. È scritto bene fino a tre quarti. Mm-hmm. Secondo me si perde un pochino nel finale. Okay. Però i primi tre quarti del film sono notevoli. Sì. C'è anche una sensazione di thriller, quasi, sì, quasi come se fosse un film horror. Esatto, la cosa secondo me bellissima è come Costanzo riesce a prendere un romanzo che è un romanzo, appunto, un dramma familiare. Sì. Una storia che poteva essere quella del film del mercoledì sera, di Donne al bivio, e invece lo trasforma in una sorta di thriller quasi alla Polanski, con questa casa opprimente, questa... Quindi queste critiche non le comprendiamo. Io non le comprendo. Poi è chiaro, il finale è molto, come dire, molto forte, sì, eccessivo. Quindi può piacere o non piacere, può, come dire, prendere o lasciare. Ma questo spezzare, spaccare in due la critica e il pubblico, secondo me è un pro. L'opera d'arte deve dividere. Ecco, io sono d'accordo con te quando hai detto. Stiamo facendo le persone serie. Infatti, poi sembra critica cinematografica. A un certo punto pezzeggeremo. Quando tu hai detto nel video di The Imitation Game, dici, quando un film mette d'accordo tutti che non c'è niente da dire, ci sento c'è la fregatura. Invece qua un film, quelli proprio belli che entrano nella storia, a un certo punto ti devono dare una trambata qua. E questa te la dà, E questo te la dà. E quindi tu puoi anche uscire e questa te la dà. Ammazza che schifo. Sì. Puoi dirlo. E poi c'è un Cavaliere Jedi, forse. C'è un... Sì, comunque Adam Driver cosa sarà? Un Jedi? Un Sith? E il bambino? Che sarà un... Ma che c'entra? Vabbè, salutiamo la nostra regista Francesca. È un film che parla di vegani, che ne sa, magari domani i vegani... Il risveglio della forza vegana. Metti che domani i vegani dominano il mondo. Aiuto. Io quindi non critichiamo. Vive vegani. Vive vegani. Anzi, se voi mangiate carne, fanculo. No, aspetta, a me la carne piace. Sì, ma metti che domani quando il video va online... Sì, perché? Aspetta, perché quelli che mangiano carne non... Non ti mettono, che ne so, in prigione. Non... Esatto, invece i vegani magari sì. Potrebbero essere più suscettibili, irritabili. Tipo, fare che Hitler fosse vegano. Capisci? Noi vogliamo bene a tutti. Soprattutto agli animali. Noi bianchi, blu, fucsia, verdi, soprattutto se sono come Zoe Saldana in Guardiani della Galassia. Quindi vive vegani e viva Angriati. Vive verdi come Zoe Saldana. Viva Zoe. Ciao. Viva Zoe. Viva Grat. Ciao.